Salve! Salve! Allora, questo è il nostro primo video del Back to School di quest'anno. A loro. Abbiamo appoggiato la videocamera sopra la pila di cose che dobbiamo portare a scuola. Tipo tre dosi. E queste sono solo una parte. Sono quelle che abbiamo comprato nuove. Perché... Nuove. Esatto, alcune cose ce l'avevamo già. Tipo, Elena, ce l'avevi già lo zaino? Sì. Nicola? Sì. Però che era distrutto il tuo zaino. Sì. Quindi l'abbiamo comprato nuovo. E adesso vi facciamo vedere cosa abbiamo preso. Se mamma fa camera. Io faccio il cameraman. Cominciamo. Nicola dovrebbe avere uno zaino nuovo. Dov'è? Lo prenderanno subito. Ok. Molto bene, bellissimo questo zaino nuovo. L'abbiamo preso con lo spegni e riprendi. Spegni e riprendi. Che ci dava il buono per comprare altre cose. Aprilo un po', vediamo un po' come è fatto questo zaino. Un sacco di tasche. E con un sacco di watermark. Dentro... dovrebbe esserci qualcosa. Aprilo. Dove? Nella parte centrale. Ah, quello più grande. Sì. E la stavo prendendo. Ah, sì, è vero. Wow! È della stessa marca dello zaino. Wow, che bello. Aprilo. Vediamo com'è fatto dentro. Mamma, la cosa che si... sai qual è la cosa strana? Che si chiama jumper. Ah sì? Sì, si chiama jumper, guarda, c'è scritto. Ah già. Jumper, numero 3. Dammi pure la carta. Secondo me c'è già delle robe dentro. Eh sì. Guarda. Sì, sì. No. Mamma mia, c'è anche il goniometro. Sì, perché a una volte... una squadretta. A volte in realtà i goniometri e le squadre ci servono. Eh sì. Quando facciamo geometria. Anche se non la facciamo molto. Quindi però, cosa c'è? Pennarelli. Pennarelli. Carini. Sì, la marca è diversa e colorino. Andiamo in colorino, mezzo. Oh. Olè. Quante matite colorate. Sono pure lunghe. Poi... si chiamano color pencils. Abbiamo fatto una scorta di quaderni, righe, quadretti, righe di seconda, righe di quinta, quadretti da 5 cm col margine. E poi tutte le copertine che bisognava comprare di vari colori, trasparenti, gialle, verdi, rosse, a seconda della materia. Ok, poi voi avete anche ricevuto un regalo, che sono... questi qua. Questi. Che si aprono... giù, ma diventano dei spaghetti. Prova far vedere che non stiamo mentendo. È come quello di Valeria. Così lì dentro ci potete mettere le cose un pochino più spesse. Guarda. Vedete? Io non ci provo col mio perché ci abbiamo messo un'ora a risistemare. Anch'io ci ho messo... per sbaglio l'avevo fatto con il tuo una volta, lo volevo testare. E poi non riuscivo proprio a rimetterlo, però l'ho rimesso in sesto. Brava. Perché le maestre di Elena hanno chiesto un temperino con il serbatoio in modo che non si vada avanti e indietro al cestino. Vai un po' a vedere. L'ho scelto viola come... Già, e questo lo aprilo pure, lo puoi mettere dentro quell'astuccio, perché nell'altro astuccio non ci sta. Ce ne avrò due, così se ne servo... a qualcuno uno faranno dei fili sui miei e un altro eccolo qua. Bellissimo. Puoi metterlo dentro quell'astuccio lì, che bello. Adesso quest'anno le maestre cominceranno anche a farvi usare la penna, perché tu fino ad adesso hai usato la matita. Io ho comprato queste matite morbide perché Nicola preferisce usare le matite morbide perché non preme tanto quando scrive. Però a volte anche uso la penna. Però usi anche la penna, certo. Elena non aveva ancora iniziato a usare le penne e le maestre ci hanno detto di comprare queste. Ah, oh, questo è l'amico
ricordo che è uguale. Queste sono le penne. Alla mia maestra di matematica. Ah. Oppure queste sono le penne che quasi tutti i miei compagni hanno. Questa non so se la mia maestra ce l'ha. Io so già la marca a memoria. Ah sì, eh? Allora Elena, quelle matite lì, quelle penne lì le puoi aprire e le puoi mettere in quell'astuccio lì. Le apro. Uh-huh. Sono bravissima a aprire queste robe perché io sono... Ho aprito un sacco di... roba? Quindi... Hai aperto un sacco di spazzolini. E sono... bravissima. Poi voi dovrete anche portare una risma di carta. Le risme? A testa. A testa. Sì. Poi dovrete portare anche del sapone, dei fazzoletti di carta, non delle ciabattine. E non si dimenticare del quaderno di disegno. Sì, ecco qua l'album da disegno. Si chiama? Adesso Elena, tu puoi far vedere il tuo zaino, che è uno zaino che ha resistito benissimo all'anno scolastico. Ma che pizza, sto cosa mi si sta aprendo. Con i quaderni dell'anno scorso. Glielo prendi tu lo zaino? Intanto che Elena lotta con quella confezione. No, lo sai che puoi usare la unghia per grattare il dietro? Io. Strappare mi piace sempre a me. Beh, ce l'ho fatta. Vedi, posso premere con l'unghia. Ale! Ale, bravo Nico. Ok, metti dentro anche quello. Ti dà l'onore di metterlo. Ti dà l'onore di metterla. Allora, quello è lo zaino di Elena dell'anno questo scorso. Questo è lo zaino di Elena dell'anno scorso. Ok, mettilo lì. Esatto. Ci e mettiamo via. Dentro... Ah, lì dentro... ci metto la merendina. Lì ci metti la merenda, sì. Dentro... Perché è quello più piccolo. Esatto. Dentro c'è anche il tuo quaderno del corsivo che dobbiamo ancora scrivere un paio di frasette prima di cominciare la scuola. Elena, vuoi far vedere il tuo quaderno del corsivo? Sì, lo faccio vedere. Ok. Poi però hai ancora una cosa nuova tu. Eccolo qua! Eccolo! Apri un po', vediamo. Questo non sembra un quaderno di un corsivo. Un secondo, questo... Puoi anche grattare poi. Questo quaderno sembra di uno che avevo rilassante. Io. Ah sì? È rilassante, grattare la... Ecco. Elena ha scritto queste cose qua. Sono stata molto brava. Questo è... L'inizio l'ha scritto un po' mamma perché non c'è la storia. Però Elena c'ha ancora una cosa perché... Perché l'astuccio in realtà ne aveva bisogno perché il suo si era rotto. Tada! Eccolo qui! Eccolo! Realistici. Mamma, il mio astuccio vecchio che avevo lo scorso anno, è presente quello con Mario? Sì. Ma te ne era solo nella cartella per collezione. Ah, va bene, amore. Sì, solo per collezione. Ok. C'avevo AOL dial-up. Guarda un po' cosa c'è scritto qua. YouTube. Ah già. YouTube. Apri le altre tasche, poi mettete tutto dentro lo zaino. Secondo me è fatto rispetto a me. Secondo me il creatore dei regali è stato la stessa persona, perché guarda quanto sono simili. Così non questo è mio. Più che anche questo. Belle queste matite. Il rosa pelle, perché non ce l'avevo. Ah, e perfetto. E l'ho voluto da un sacco di giorni. Caspita. Io c'avevo sempre il rosa pelle. Certo, però non era la stessa. No. Guarda che tutto quel tempo potevi fare il rosa pelle, basta che andavi molto leggermente con l'arancione. Wow, i pennarelli! Perché la cima dei pennarelli è trasparente? Il tappo trasparente. E poi qua c'è anche un'altra cosa, visto? Una taschina laterale. Quella serve per tenere le cose più piccole. Vedi? Già. È per tenere le cose più piccole. Molto carino. Tipo i disegnini. Sì. Adesso mettete tutto dentro gli zaini. Di corsa, di corsa! Elena, metti l'astuccio. Chiudete gli zaini. Oh. Oh. Siete pronti? Anche se è fatto per un'età più grande di me, non mi sta male, vero? Sì, perché c'è scritto college, vero? Sì. Andiamo. Elena, perché ti tieni nati? Io lo faccio solo con le spalle.